Buon pomeriggio a tutti, 7 giugno, domenica, e si gioca per la quinta edizione dello Sbordone League, il ripescaggio per andare ad affrontare lo Spollos Hermanios in semifinale appunto di Europa League, data il ritiro dell'Eurobet, che avrebbe dovuto affrontare appunto lo Spollos Hermanios. Si sono ritirati allora le due sconfitte ai quarti di finale, ai calci di rigore, entrambe le formazioni in campo. La GDU ha perso ai calci di rigore contro proprio i Pollos, mentre il Crystal Palace ai calci di rigore contro i Soccer Star. Comincia a piovere con 45 gradi all'ombra a Campo Avion, pazzesco. Le previsioni lo dicevano, infatti ora inizia il diluvio. Sotto la pioggia arriva anche Starace del Crystal Palace, appena entrato al campo. Andiamo a lettura delle formazioni per il Crystal Palace, che è stato rimontato da 6 a 2 a 6 a 6 e poi sconfitta ai rigori dei Soccer Star. Tra i pali Guarino, in difesa Limongello, Redi, Nocera, centrocampo Lecce con Mauriello, in attacco c'è Bomber Celestino, ma pronto a entrare c'è anche Starace lì a bordo campo per la GDU. Intanto calcio d'angolo messo fuori, scuotto tra i pali, Falvo, Esposito e Fierro in difesa, centrocampo distinto e Di Maria, in attacco c'è per ora Canfora, ancora assenti Principe e Uccello, che appunto non hanno disputato gare di playoff. Intanto il pallone è messo in mezzo da Limongello, recupera Scotto poi con le mani in avanti, palla che passa, Canfora mette giù sotto il diluvio, distinto cerca dentro qualcuno, Redi chiude. A seguire, questa è la partita alle ore 17, a seguire alle ore 18 inizierà le tre partite dei playoff di Champions League. Settimana scorsa si è giocato solo Rione Sanità contro Intoccabili, oggi pomeriggio toccherà Dream Team contro Corazzata Potionchi, a seguire ore 19 Deportivo La Carogna contro Rogiannor. Intanto rinvio di Guarino, spazza via, mette giù Celestino, occhio che si potrebbe bagnare il telefono, sempre il nostro ombrello verde a ripararci da questa pioggia che era prevista, però già non la sopportiamo più. Allora pallone per Limongello, termina fuori, calcio d'angolo Crystal Palace, Mauriello palla dentro sul secondo, lì Celestino aggancia la sfera, tunnel di Celestino, col destro deviazione esterno della rete, iniziativa di Celestino, palla dentro di Mauriello, salta Limongello, Celestino aggancia a destro, fuori di nulla la distanza dell'arbitro, il pallone di Redi per Nocera, Canfora viene fuori benissimo, Nocera la dà a Redi con le mani, Redi in avanti, occhio a questo pallone, blocca Scotto, poi tocco per Esposito, ancora Scotto con i piedi, cerca e trova Di Maria che mette giù alla grande, Di Maria carica a testa bassa, Nocera se ne va, Di Maria, poi arriva Falvo, può anche provare il destro ma poi serve distinto, palla imprecisa, allora sarà rimessa al fondo per Guarino. Dario Falvo sul pallone, cerca e trova distinto, occhio all'inserimento di Di Maria, palla per lui, Di Maria si coordina, provato la magia Di Maria, blocca Guarino, poi Redi attaccato, attenzione col mancino, Redi in avanti, Lecce addomestica, Lecce che ci ha pregato un ripescaggio all'ultimo minuto, la sconfitta di Soccer Star non l'ha presa, non l'ha digerita, allora per sua fortuna l'Eurobet ha annunciato il ritiro, palla dentro, Guarino la tiene lì, Fierro prova a uscire, il messicano Fierro va giù, Lecce tutto regolare, l'arbitro non si era accorto di nulla, allora fondo, continua la pioggia, clima molto equatoriale. Tanto Guarino con il piede di Maria, attenzione, questo rimpallo sarà rimesso al fondo per il Crystal Palace, che vuole provare a staccare un biglietto per la semifinale contro i Pollos, c'è fallo su Celestino, punizione Crystal Palace, c'è Nocera col destro, fischia l'arbitro, Nocera, destro portentissimo, Falvo non fa una piega, poi ancora Nocera, blocca Scotto, era una palla indirizzata a fin di palo, ma c'era ben posizionato Dario Falvo che ha fatto praticamente un miracolo col petto e non ha fatto una piega, era una cannonata. Redi, Falvo spazza via, ha preso per le mani la sua squadra Dario Falvo e vuole condurla alla semifinale. 0-0 il risultato fino a questo momento, Esposito lascia scorrere.
Lecce, affrontato da due avversari, prova a girarsi un numero, chiude Canfora, prova a ripartire, Canfora tocca per Di Maria, non aggancia Limongello, mette giù, poi rischia, mezzo a due, tocco per Mauriello, di nuovo Limongello, arriva Falvo e chiude tutto, ancora una volta spazza via, pesca Canfora, prova a passare, rimpallo, salta Nocera, più in alto di tutti, Mauriello distinto su di lui, Mauriello allarga per Lecce, 1-2, meraviglioso, Fierro mette il destro, poi distinto, tocco per Di Maria, si va, Canfora, l'aggancio, si gira a destro, deviazione, calcio d'angolo. Cambia nel Crystal, fuori Redi dentro il bomber Starace, tocco in mezzo di Fierro, di testa, provato la torre, palla ancora sul fondo. Occhio a Guarino che cerca Celestino in mezzo a due avversari, attenzione perché Celestino riesce ad arrivare sul pallone, poi prova la sterzata ma chiude Fierro. E palla dentro Limongello, rete! Proprio tra uno stacco di video e l'altro Limongello firma l'1-0 per il Crystal Palace, la rimessa laterale, un po' innocua. Palla che è praticamente rimbalzata sul destro di Limongello, forse neanche tanto volontario. Il pallone in rete, 1-0 Crystal Palace. E ora finalmente si è aperta la partita che fino ai primi 7-8 minuti era solo 0-0. Di Maria, tocco per Canfora, nello spazio per Di Maria, che azione! Salta Limongello, Di Maria non va! Fuori di nulla. Lecce, salta Di Maria. Palla per nessuno, esce fuori, sta iniziando a diminuire la pioggia, vediamo un po', Canfora, cerca qualcuno, trova Fierro, palla lunga, arriva Nocera, occhio al destro, Nocera per Starace, il bomberissimo, mette in mezzo, chiude Esposito, palla che termina fuori, messa laterale Crystal Palace, fidata a Nocera, cerca l'inserimento di Starace, Falvo, gran diagonale, spazza via. Palla dentro di Nocera, poi Starace non controlla, palla che termina sul fondo. Scotto il lancio lungo, poi rimpallo, allora Canfora. Prova a saltare Nocera, va col destro Canfora. Fuori di nulla. Celestino, ma ancora Fierro, gran chiusura. Prova a ripartire, l'anticipo di Nocera. Poi calcione di Fierro che era un attimo in ritardo. Battuta la punizione, lo scambio di Nocera con Limongello, Lecce, non aggancia, ancora Fierro, Mauriello le rimette in mezzo, poi Lecce, mette giù, prova a saltare Falvo, che poi riesce a chiudere in qualche modo, rimessa ancora Crystal Palace, affidata ancora a Nocera, un po' dolorante, palla dentro, Celestino, occhio se si gira, ancora il portiere del GDU, scuotto, riesce a deviare, poi Di Maria, tocco centrale, verso Canfora, arriva Mauriello, Starace, rimessa laterale per lui, Starace con le mani, cerca dentro ma non trova però Limongello, allora prova a ripartire Di Maria, Canfora affrontato da tre avversari, attende l'arrivo di Esposito ma Lecce copre benissimo ricevendo applausi dei suoi compagni, poi prova ad andare, Lecce gran pallone, spazza in qualche modo Falvo, rimpallo favorisce Celestino, prova il numero, ancora Celestino col destro fuori, palla dentro di Mauriello, Celestino col tacco Limongello, non riesce a concludere a rete, una palla vagante in area di rigore, salta Celestino, sponda verso Limongello, poi Starace tutto al volo, poi Fierro prova a uscire ma arriva ancora Starace, spazza Fierro, arriva distinto, mette giù in qualche modo, palla bellissima per Di Maria, ma cosa ha preso Nocera di testa, proteste della GDU, grande intervento di Di Maria, Canfora in aria, finta, poi Di Maria, Guarino la tiene lì, il tocco è per Lecce che cerca qualcuno centralmente, non trova nessuno, Canfora, tocco per Di Maria, mette giù, alza la testa, prova il numero e prova a entrare in aria, viene chiuso da Limongello sul pallone il suo intervento, allora Falvo, Limongello, rinizia a piovere, Limongello Starace, destro Starace, chiuso, poi Mauriello prova a portare palla in avanti, riesce due volte Mauriello, arriva Lecce, finta, Lecce viene messo giù tutto regolare, ancora una palla vagante, flipper impazzito, Falvo mette fuori, palla lunga, ancora Limongello di testa in area di rigore, 1-0 il risultato, il gol è suo, rimessa al fondo per Scuotto, cerca sulla sinistra distinto, una palla difficilissima,
Il passaggio verso Starace di Nocera. Starace prova a difendere la palla, poi Canfora su di lui, anche Falvo viene chiuso, no? Starace, allora la rimessa sarà proprio per lui. L'inserimento ancora di Limongello con i suoi centimetri. Palla messa fuori, Redi, colpo di Karate Kid, ma si continua. Poi Nocera per Guarino, occhio all'intervento di Orazio Redi. Stile proibitivo nel pallone. Qui Guarino addirittura perde tempo, siamo solamente nel primo. Il risultato è solo 1-0. Redi spazza via. Occhio. Palla per Scott. Celestino va via, poi gran palla. C'è fallo su Scott che l'aveva bloccata la sfera e si vedeva benissimo. Celestino poi aveva messo la punta del piede per riprendere palla. C'era fallo dunque. Rinvio di Fierro che cerca lunghissimo Di Maria, ma Nocera riesce a chiudere. Poi ancora Fierro. In avanti, pescato distinto, calcione ancora di Redi. Canfora col mancino, deviazione, calcio d'angolo. Ora l'iniziativa della GD, una punizione battuta corta e a sorpresa. Rimessa, anzi calcio d'angolo, Canfora sulla palla. Palla sul secondo, smanaccia Guarino in calcio d'angolo. Stava arrivando Fierro. Canfora, tocco corto per Esposito. Che non aggancia alla perfezione ma riesce a toccare nuovamente a Canfora, ancora Esposito, tocco per Distinto, se la chiama Fierro, tacco di Distinto, Lecce prova a ripartire, salta Fierro, salta anche Distinto, è partito Lecce, tocco per Celestino che scivola, forse si è fatto anche male, brutto, scivolata di Celestino che ha perso l'attimo. Di Maria col destro, fuori di nulla stava pescando il jolly Di Maria. Celestino prova ad andare, mezzo a due, poi trattenuto e c'è fallo. Va Lecce sul punto di battuta, barriera a due, occhio al sinistro di Schurl Lecce. Eccolo ora, pennellato! Non va, la tiene lì, Scotto l'aveva vista nell'incrocio dei pali. Provato a perfezione Lecce, vediamo ancora col destro, palla respinta, occhio al Redi che va giù, porta vuota! Non va Esposito! Pazzesca occasione GD. Numero di Starace. Chiude Dario Falvo. Palla vagante, ancora Starace. Scontro con Canfora. Cerca centralmente Distinto. E non riesce a toccare palla col piattone destro. Pazzesco. 4 alla fine per questo primo tempo. C'è Nocera con le mani. Lungo. Salta Celestino. Prova a metter giù. Starace si gira col destro. Dario Falvo fa un miracolo ancora una volta, calcio d'angolo. Va Starace, palla dentro sul secondo, salta Celestino, miracolo di Scotto. Spazza Falvo. Che terzo tempo di Celestino, grande intervento di Scotto. Allora Guarino rischia tantissimo, spazza via. Cerca Starace, forse trattenuto, Celestino gira. Fuori di nulla. Di Maria per Canfora, salta il primo, Canfora nello spazio, Starace recupera, poi c'è un calcione, vediamo un po' Dario Falvo, riesce a recuperare Canfora, vediamo se allarga, con l'esterno per Distinto, troppo lunga. Occhio a questo pallone lungo di Scotto, ha bloccato Guarino, allora Redi sbaglia, allora Falvo prova a recuperare ma c'è ancora Redi, col destro, deviazione, scontro con Di Maria, Redi rischia. Poi riesce a conquistare un'ottima rimessa laterale. Stava per perdere palla, intanto ancora fulmini e saette. Questo pomeriggio di domenica 7 giugno, 62 gradi, ma piove. Battuta la rimessa, Starace prova a difendere palla, sombrero sul primo, Starace controllo destro, deviazione, calcio d'angolo. Super Mario Gomez Starace. Maurello dalla battuta di questo calcio d'angolo, ancora Celestino si arrabbia stavolta, ancora una volta pericoloso l'attaccante del Crystal nelle prime tre edizioni ex Arsenal. Starace col destro piazzato, ancora Scotto, poi palla di Esposito per Falvo, spazza via il taglio di Distinto che poi non controlla. Di Maria per Canfora, si gira, palleggio, poi cerca Esposito, può anche provare, col sinistro, palla fuori.
Qui errore di Guarino che serve un brutto pallone a Lecce. Allora Canfora prova il controllo, il pallone all'indietro, ma c'è calcio di punizione per la GDU sull'1-0 per il Crystal Palace. Va Canfora, battuta la punizione mentre eravamo tutti distratti. Qui Esposito non ci crede, distinto, palla fuori. Manca quasi un minuto alla fine del primo tempo. Starace controlla, poi non aggancia Canfora. Allora distinto, pesca Di Maria dall'altra parte, tocco centrale per distinto, poi Canfora dentro, che palla Di Maria, tutto solo Guarino ha salvato il risultato. Distinto con le mani, si continua, palla dentro, secondo palo Lecce, poi Celestino prende l'attimo, il destro fuori. Canfora, palla dentro, non c'era, spazza via, poi ancora Celestino prova a inseguire un pallone impossibile. Fierro prova a portare il pallone in avanti, distinto, tocco deviato, Mauriello attaccato alle spalle, Fierro col destro, un gol fantastico di Fierro, 1-1, ci pensa lui, il messicano Fierro, è impazzito completamente. Il pareggio della GDU, Fierro ha detto ai suoi provate a tirare, ci ha pensato poi lui allo scadere del primo tempo, 1-1, gran gol di Fierro. Azione partita proprio da una sola percussione centrale, poi col destro potentissimo Di Maria, palla dentro, Starace chiude, poi ancora Canfora, Fierro prova a passare, Lecce se ne va, Lecce salta il primo, Lecce dentro, Celestino miracolo di Scotto. Che parata ancora di Scotto su Celestino, non è finita l'azione e la partita e soprattutto il primo tempo. Palla per Fierro, attaccato, cambia tutto Esposito, pensa al mancino, sterzata, Canfora, destro piazzato, Guarino con le mani subito per Lecce, rischioso, infatti era una palla quasi avvelenata. Canfora resiste, mezza a due, recupera Starace, si butta dentro Celestino, palla per lui, ancora Starace, controllo, finta, due, numero su Esposito, va col destro in mezzo, chiude Fierro, riparte Esposito. Partita che ora sale di ritmo, il tocco per Esposito è sbagliato, il primo tempo finisce 1-1 tra GDU e Crystal Palace. Siamo collegati al campo Avion, inizia il secondo tempo della sfida per entrare nel posto semifinale di Europa League, ripescaggio tra le due squadre uscite ai calci di rigori, Crystal Palace e GDU. Crystal Palace eliminata dai Social Star proprio ai calci di rigore, mentre la GDU contro i Pollos. Ah? No, Redi, dobbiamo ricordare perché la gente ci segue, deve sapere tutto. E quindi ora il risultato è 1-1, Starace di testa, chissà se finirà i calci di rigore, Redi. Dunque 1-1 il risultato, prova Canfora. Cerca nello spazio distinto, Limongello chiude, poi Redi. Possesso palla Crystal Palace, calcia Fierro, deviazione proprio di Starace, la rimessa laterale per la GDU. Intanto Falvo sta litigando un po' con l'erba, un po' col pallone, un po' col suo portiere, vediamo un po' cosa succede. Con le mani per Canfora che non controlla, rimessa laterale per il Crystal, chiama lo schema Starace, non avviene però, poi non c'era col destro, applausi per lui. Il rinvio di Fierro, poi pallone per Nocera, attenzione, l'aggancio, il passaggio all'indietro verso Guarino. Alza la testa, poi distinto, è riuscito a deviare, rischioso l'intervento di Guarino, poi Limongello, arriva Redi, Di Maria in qualche modo. Ora Redi, c'è fallo, e così. Mauriello, con le mani, cerca Starace, rinvia in qualche modo. Esposito, poi Di Maria per Canfora, col sinistro in mezzo. Guarino la tiene lì, occhio che inizia a piovere, noi dobbiamo riaprire l'ombrello, attenzione, palla per Fierro, poi Di Maria allarga tutto per distinto, l'ombrello intanto non si apre, ecco Di Maria, in qualche modo Limongello vince il duello, prova a ripartire, palla per Starace, sterzata di Starace, Fierro lo attacca ma prende palla Mauriello, ad Arman forte alla manovra, poi c'è un fallo di Starace, dice l'arbitro. Punizione per la GDU, c'è Fierro sul punto di battuta. Prova Fierro col destro, alto, palla fuori.
Occhio a questo pallone vagante, deviazione, tiro, attenzione, non c'è stata la deviazione. Non c'è stata deviazione, sembrava la deviazione di Celestino del difensore, no, no. Dunque, gol annullato ovviamente dal rinvio di Guarino, ma occhio a questa disattenzione della GDU. Palla vagante, bastava un guizzo di Celestino per fare 2-1. Ready, sbaglia tutto. Palla dentro, salta Di Maria, che gira, palla bloccata da Guarino, infatti Celestino non aveva neanche protestato. Invece qui ci sono le proteste di Di Maria che chiede un tocco col braccio. Rimessa laterale Crystal Palace, Vanocera con le mani dentro, Starace controllo, prova a passare, chiude Falvo, arriva Limoncello. Deviazione, rimessa laterale. Nocera cerca dentro qualcuno, salta Ferro, arriva Reddy dalle retrovie, tocco dentro per Starace, poi c'è la rimessa per lui con le mani dentro Limoncello, ma grande chiusura di Ferro, ancora Starace la fa scorrere, rimessa laterale ancora per il Crystal Palace, tocco ancora in aria, salta Limoncello, deviazione, palla che rimane lì e Falvo spazza via. Nocera, occhio, pallone che passa, Di Maria di prima, re di chiusura, non perfetta. Poi Nocera, anzi distinto in qualche modo, attaccato da Redi che riesce a deviare la sfera, distinto, se l'allunga. Impazzito distinto, confuso le porte, no, confonde invece Redi e conquista la rimessa dal fondo. Starace, poi chiude Esposito, Mauriello sul pallone, Mauriello per Redi. Redi che rischia ma col tacco se ve Mauriello, gran giocata. Poi Starace, prova a passare, prova a sfondare, Falvo in qualche modo. Poi sterzata, Esposito, tocco deviato da Nocera. Contropiede Crystal Palace, Falvo devia, Lecce sul pallone ma arriva per primo Esposito. Canfora scontro con Mauriello, sombrero di Mauriello che va via, palleggio elegante. Poi Redi, cambio di là verso Lecce, si propone Nocera, Lecce, qui sbaglia tutto, pazzesco, Lecce e Mauriello cosa hanno combinato, Ferro col destro, deviazione Guarino. Punizione per la GDU, va Canfora, Redi, l'ha presa lui sulla linea, non fa una piega. Poi Starace, va via, prova a saltare anche Falvo, palla che termina sul fondo, se l'ha allungata troppo Starace, prima ci aveva pensato Falvo, proprio in quell'angolino lì, stavolta Redi ha salvato il risultato, sempre 1-1 il parziale tra GDU e Crystal Palace in questa prima parte del secondo tempo. Palla lunghissima di Scuotto, Redi lascia per Guarino che termina fuori con le mani, Esposito, poi Limoncello di testa, attenzione a Starace, Falvo in qualche modo, Starace vince il duello, prova il doppio passo ma chiude Falvo. Palla lunga, salta benissimo Ferro, mette fuori, rimessa laterale ancora per il Crystal Palace che aumenta la pressione, intanto è caduto l'ombrello alle mie spalle, devo raccoglierlo. Nocera, dentro, salta, Esposito, Starace, mette giù, si gira a destro, deviazione, Esposito spazza. Guarino lascia scorrere, sempre 1-1 il risultato, siamo entrati in campo, c'è stato un piccolo infortunio di Esposito, tutto risolto. Allora Guarino con i piedi in avanti, Lecce col petto, Nocera, arriva Ferro e c'è fallo. Punizione per il Crystal, va Nocera col destro, fuori. Palla per Guarino sul rinvio del portiere della GDU, Celestino mette giù, Canfora l'attacca, arriva Lecce, sale anche Nocera, Lecce per Nocera, tocco che arriva. Poi prova il passaggio verso Celestino, mette giù, si gira, ha disorientato Falvo! Celestino 2-1, Crystal in vantaggio. Punizione battuta due volte, respinta alla difesa del Crystal, poi Lecce, salta il primo, il secondo, calcione, salta anche il terzo, è pazzito Lecce dentro, rimessa laterale per lui, che poi batte in fretta Mauriello in aria, Mauriello, Lecce, sinistro! Schurl Lecce! 3-1, il Crystal raddoppia il vantaggio. E sul 3-1 l'arbitro annuncia una perla di saggezza. In 10 minuti si possono fare anche 10 gol. Lecce prova a ripartire. Salta il suo avversario, incontenibile. Schurl Lecce in questo momento, devastante. Non lo fermano più, tanto c'è un giallo.
Punizione per il Crystal, sopra ora di due reti, con l'azione personale di Celestino che mostra a chiappa a destra, col numero 9, Celestino. Nocera, fortissima, con l'esterno destro, respinge in angolo scuotto, rimessa laterale, tocco della rete, con le mani palla dentro, occhio Celestino, gira, prova a riprendere la sfera, falvo chiude, rimessa laterale ancora per Celestino che la affida a Lecce. Occhio a Redi, con l'esterno, occhio che poteva scendere e fare il gollonzo dell'anno. Di Maria, tocco centrale e poi Nocera, un colpo alla Redi, Karate Kid stile, riuscito a darla al proprio portiere. Lecce prova a saltare il suo avversario, ancora lui, Lecce se ne va, Lecce in mezzo a due, Lecce non la perde, Lecce incontenibile, ma Di Maria sradica il pallone, poi Redi, qui l'intervento è scomposto, ma il fallo probabilmente, vediamo un po', non si capisce nulla, fallo di Redi. Dunque fallo di Redi per intervento scomposto, pescato distinto, attaccato da Nocera, tocco alle spalle ma è preciso, allora Mauriello per Celestino, rientra, si infila Mauriello, ancora Celestino, porta spasso Falvo, Mauriello tocco e poi scutto in qualche modo, palla all'indietro, Nocera all'angolo destro, batte scuotto, 4-1 Crystal Palace, Nocera prova l'imbucata sulla azione Fierro, poi distinto difende la sfera in area di rigore, si gira, intanto aumenta l'intensità della pioggia, giustamente aggiungo. Intanto dovrebbe giocare Paolo Montella, sì, dopo, cioè, pazzesco, il Paolone con la corazzata Potionchi, palla dentro, salta Di Maria, poi spazza Nocera. Mancano più o meno 6 minuti alla fine, 4-1 il risultato, Fierro col destro, deviazione, palla fuori, con le mani distinto per Fierro che ora salito tantissimo, abbandonando la posizione di difensore centrale. Mauriello contro Canfora, calcione di Canfora. Intanto Peppe non mi sa per niente, ma devi fare più in basso. Io sono 1,60 m. Io dimentico. Canfora col destro fuori. Celestino lanciato tutto solo contro Falvo. Entra in aria Celestino, affrontato. Mette in calcio d'angolo Dario Falvo. Occhio ai contropiedi del Crystal Palace. Lasciano le praterie i giocatori della GDU, ormai completamente in avanti. 3 gol sotto. Angolo battuto da Nocera, tocco dentro, salta Starace che mette giù, Starace prova a chiuderla, ancora scuotto, poi Fierro, Starace mette giù, salta il primo, vince il rimpallo e non la tiene in campo però. Fierro mette giù, cerca di far salire distinto, tocco per Canfora, non aggancia, allora Nocera cerca Starace, arriva Fierro, Starace prova ad andare via, sulla sinistra, rientra, deviazione proprio sua, allora rimessa al fondo. Riparte Di Maria, 2 contro 3, occhio Di Maria, ma Limoncello ha chiuso tutto, poi Mauriello, ora la situazione è invertita, sono 3 contro 1 quelli del Crystal, palla dentro, secondo palo, Starace miracolo, intanto aumenta un vento pazzesco, Starace rientra, numero Mauriello, finta, destro, Falvo, calcio di rigore, la para, cosa vede Schioppa, incredibile, calcio non è rigore. Da lui vedere un rigore del genere, complimenti, rigore per il Crystal Palace, c'era Peppe, sì c'era, è giallo per Falvo, tutto molto aveva, bene per Schioppa, aveva parato Falvo, un miracolo, c'è, batte Celestino, pallonetto a rete, la banfellina di Celestino, 5-1. A questo punto chiude il risultato il Crystal Palace. Prova Canfora, deviazione, a questo punto il Crystal Palace ha staccato il biglietto per la semifinale di Europa League contro lo Spolos Hermanios. La GDU eliminata nuovamente. Favoriti, immagino. Eliminati nuovamente dalla possibilità di andare in semifinale, qui spinto Mauriello, ma è svenuto completamente. Quasi tuffo da Posillipo, dalla scogliera di Posillipo per il giovane attaccante centrocampista, non si capisce che ruolo abbia. Celestino se ne va. Celestino 2 volte col destro, ancora scuotto, il migliore dei suoi. 2 alla fine, palla per Starace. Mette giù, prova il destro, fuori. E a questo punto mancano pochi secondi alla fine, noi chiudiamo il collegamento, 5-1 il risultato, probabilmente se cambierà qualcosa non lo saprete,
Appuntamento ore 18 con la partita Dream Team contro Corazzata Pottionchi. Jerome deve andarsi a spogliare e quindi a questo punto vi lascia sul risultato 5-1. Seguiamo solo Saracia che resiste. Tocco dentro, Fierro riesce a chiudere, spazza via, ancora Redi, palla che non vuole uscire. Occhio Di Maria tutto solo, Limoncello poi distinto. Limoncello rischia, se ne va, la palla non vuole uscire, non mi vogliono far andare a spogliare. Limoncello, Mauriello, tocco per Limoncello, occhio che prova, Scuotto arriva e noi chiudiamo qui il collegamento.